siete pronti a ripartire? Sì, siamo pronti a ripartire e siamo molto contenti perché ci aspettavamo di purtroppo ripartire con la fine dello stato d'emergenza del 31 marzo, invece il governo, visto la situazione dei contagi che è diminuita e la curva è in discesa, ha deciso di riaprire togliendo appunto il decreto festività che appunto approvava la nostra chiusura. E accettiamo il limite della capienza del 50%, anche se questo è molto limitativo per le nostre aziende, però meglio di stare chiusi, allora accettiamo. In 2 anni abbiamo perso l'80% del nostro fatturato, forse anche il 90%, perché abbiamo lavorato 2 mesi e basta negli ultimi 2 anni. Ora riapriamo oggi e domani, quindi venerdì 11 febbraio e sabato 12 febbraio, e speriamo di lavorare al meglio fino a metà maggio. Comunque il fatturato relativo al mese di dicembre e gennaio, dove c'è Natale, Capodanno e anche le feste dei Pitti, che da noi c'è una rassegna importante della moda a gennaio, sono perdite di fatturate molto ingenti, quindi insomma è stato un periodo durissimo per noi, per la nostra categoria, sì. Senti, cioè io trovo... Le norme sono abbastanza stringenti, però come dicevo prima, meglio di stare chiusi, cerchiamo di farle attenere e di attenersi noi stessi gestori. Chiaramente i 2 metri interpersonali di sicurezza è difficile da far mantenere ai clienti, invece per quanto riguarda l'uso della mascherina sia all'ingresso che al bancone e al bar, quello sì, va bene, di solito i clienti sono abbastanza attenti da questo punto di vista, come anche il relativo servizio e prenotazione del tavolo con la relativa bevuta al tavolo, anche quello è una norma che si può tranquillamente far rispettare. Ovviamente col Green Pass all'ingresso, certificato, Green Pass rafforzato o Super Green Pass. È importante secondo me ricominciare a vivere e riprendere la normalità, infatti da oggi non sono più obbligatorie nemmeno le mascherine all'aperto e questo è fondamentale e si spera che dal 31 marzo come da decreto si possa ritornare anche a non indossarle al chiuso. Fa staccare il cervello da quelle che sono le routine quotidiane. Quindi è un attimo di libertà vera, diciamo. Esatto. Tornare alla normalità è piacevole. Certo, speriamo di tornare alla normalità e che tutti capiscano che almeno a mio avviso è solo una normale influenza attualmente, specialmente per chi ha fatto le dosi di vaccino che ci è stato consigliato di fare. Sono un paio di mesi che noi aspettiamo questo ritorno alla vita normale, alla vita moderna. Siamo ragazzi comunque tutti giovani. Non aspettavamo altro, insomma. Aspettavamo voglia di divertirsi. Certo. Noi siamo tutti comunque ragazzi giovani che lavoriamo. Non aspettavamo altro, insomma. Vai una foto.